Uè, come va? Oggi iniziamo dalla macchina, voglio riportarvi assieme a me in un'altra giornata entusiasmante con il vostro coach preferito, con il vostro fitness youtuber preferito. Stiamo facendo un salto a tagliarci i capelli, ma prima vogliamo, con il cambio di stagione, ci premuriamo, quando abbiamo la possibilità di farlo, di portare i vestiti che non utilizziamo più al centro di raccolta dei vestiti per, se possibile, aiutare un pelo quelli che sono meno fortunati di noi. Se dovesse capitare anche a voi una cosa del genere, specialmente quando si passa da periodi di massa a periodi di definizione, noi siamo famosi per questi tipi di passaggi particolarmente intensi di cambio di peso, sicuramente un'idea fantastica sarebbe quella di dare qualcosa a chi è meno fortunato. Ok, avete visto che praticamente ho già fatto tutto. L'unica cosa che rimane è quella di spezzare il pane, già pesato, sono 250 grammi di pane, proprio la cosa più scarsa che trovate, va benissimo, sono 244 calorie per 100 grammi, quindi essenzialmente scegliete quello con meno calorie per fare più volume e portare a casa lo stesso risultato, appunto, con meno calorie. Tutto quello che bisogna fare è creare una bella base di pane distrutto. Avete visto che ho già pesato 750 grammi di mele, ottimo se avete magari della frutta vecchia. Io lo sto facendo con le mele perché bene o male restituisce il risultato migliore a livello di volume, consistenza e calorie, ma si può fare tranquillamente con qualsiasi altro frutto di stagione che non sia troppo acquoso magari. Abbiamo provato a farlo con le fragole, era uscito molto buona. Abbiamo provato a farla con l'ananas, mi sembra, tutto mischiato addirittura, ananas, fragola, kiwi. Quindi essenzialmente il frutto che vi ispira di più o che magari avete vecchio nella dispensa, potete buttarlo in questa ricetta e sono sicuro che esce una cosa fichissima. Prima di mettermi a pesare tutta sta roba, ho acceso il forno a 180 gradi. Tutto quello che dobbiamo fare adesso è mettere assieme tutti gli ingredienti. Ho fatto la base di pane, come dicevo, la teglia l'ho preunta leggermente con un filo d'olio, giusto per non farla attaccare dopo. Ci buttiamo sopra l'albume dolcificato con 60 grammi di stevia circa. Mi sono contato, sono 6 porzioni, circa 10 porzioni di 10 grammi di stevia per porzione. Ho messo del Flav Drops al Butterscotch My Protein e un pizzico di sale, niente di più, niente di meno. Adesso finiamo buttandoci sopra la mela. È super semplice, l'unica cosa, quando mettiamo la mela cerchiamo di premere un po' per fare in modo che nel momento della cottura l'albume crescendo vada effettivamente a aggrappare anche la mela. Questa bestiaccia che vedete sono 6 porzioni belle grosse, belle toste, che saranno la mia probabilmente cena, colazione, ma anche vostra dietro la camera per i prossimi 2-3 giorni probabilmente, dipende da quanta fame abbiamo. Quindi, fatto tutto, prendo, sbatto in forno cercando di non rovesciare nulla, la metto a metà, la salutiamo, ciao,
e ci vediamo tra circa 45 minuti, un'ora per tirarla fuori, dividerla. Si può conservare tranquillamente in frigo se la mangiamo in poco tempo, oppure si può mettere anche in freezer porzionata se ci serve pronta, si butta al microonde un minuto, tre minuti ed è pronta da essere mangiata. Doccia fatta, il mio martedì è così, il mio martedì è probabilmente la giornatina più pesante della settimana. Sono in questo momento le 8 meno 12 minuti e sono ancora in studio perché appunto vi dico che il martedì è la giornata più pesante perché concludo il turno alle 9.30, il turno, li faccio soltanto io i turni, quindi concludo di lavorare alle 9.30 perché ho delle ragazze in studio alle 8. È 30, quindi circa un'ora di allenamento e mi libero verso quell'ora. Quindi ceno essenzialmente in studio subito dopo l'allenamento che avete fatto vedere e indovinate che cosa si è portato il vostro boy a cena in studio oggi. Mi sono portato naturalmente la torta che vi ho fatto vedere. Torta di mele che si appresta anche perfettamente per essere portata come pasto fuori casa. Qui abbiamo la torta di mele, sono due porzioni, quindi sono 500 calorie circa, una 45 grammi di proteine, se non mi ricordo male, sono da memoria, e mi sono portato anche lo sciroppo, perché no, per rendere il tutto più dolcioso. È consigliatissima questa ricetta perché, come vedete, è particolarmente comoda da portare anche quando magari si fanno i turni di lavoro e ci si ritrova pausa pranzo o pausa cena addirittura, come sto facendo io, per poi dover continuare il turno successivamente. Conosco già questa ricetta e vi assicuro che è buonissima. Se riesco a mettere a fuoco e non mi mette a fuoco la testa. Ed è una bomba perché, come vedete, fa un sacco di volume, principalmente grazie all'albume. C'è un chilo di albume dentro tutta la torta. L'albume occupa un sacco di volume, easy peasy, 100 grammi di albume sono 10 grammi di proteine, praticamente basta. Consiglio assolutamente di provare, fatemi sapere se la provate o se l'avete provata, taggatemi anche su Instagram, sono curioso di sapere se vi piace. E torta di mele che trovate anche nel mio sito internet. Vi aggiornerò probabilmente in un altro video su come sto gestendo l'alimentazione, ma probabilmente vi ho fatto vedere. Probabilmente vi ho fatto vedere in sottofondo anche il mio fisico attuale. Potete notare che sono molto più pieno e probabilmente anche più sporco. Il fatto è che, come vi dicevo nello scorso video, sono è un periodo un po' così, senza andare troppo nel dettaglio, non ce n'è bisogno. E quindi sto cercando di togliermi più stress possibile dai mezzo alle balle. E ho deciso anche di smettere di tracciare semplicemente gli alimenti. Non che fosse uno stress incredibile, però
richiedeva una certa dose di impegno, una certa dose di minuziosità che in questo momento della mia vita non ho voglia di spendere, energia che in questo momento della mia vita non ho voglia di spendere. Quindi mi sto concentrando di più sull'allenamento, mi sto concentrando di più sul divertirmi. Comunque non mi sembra di fare totalmente schifo, poi me lo direte voi nei commenti. Magari più avanti posso aggiornarvi sotto questo punto di vista se vi interessa sapere come sto gestendo l'alimentazione in maniera totalmente intuitiva, se vogliamo, e come potreste fare la transizione anche voi da un'alimentazione totalmente tracciata a un'alimentazione invece più basata sulla fame, diciamo, sulla fame, sulla voglia, e magari comunque sempre facendo riferimento a determinati paletti da rispettare. Sicuramente avremo modo di approfondire questi concetti in un altro video. Io per ora vi saluto, sto cercando di tenere questi video un po' più brevi, più leggeri, più facili da vedere, e spero che stiate apprezzando. Vi chiedo come sempre di fare tutte quelle cose da social che stanno tante simpatiche all'algoritmo di YouTube. Adesso mentre aspetto mi metto a rispondere ai vostri commenti nel precedente video, che è uscito proprio oggi alle 2, e non vedo l'ora di leggervi tutti e di rispondere a tutti. Vi auguro una buona giornata e una buona serata, e ciao, grazie.